Buongiorno, vi presento il futurismo, faremo un approfondimento sul futurismo e dedicherò due lezioni a questo argomento. In, questo, in questa lezione parleremo delle origini del futurismo, del perché si parla di avanguardia storica, e chiariremo quelli che sono i manifesti del futurismo e analizzeremo il primo, quello ideologico del 1909. E illustreremo i rapporti del futurismo, i legami che intrattiene con concezioni e teorie già circolanti all'epoca focalizzeremo invece, e chiariremo i caratteri di originalità del futurismo per poi concludere ehm, con i rapporti, con la posizione diciamo, politica eh, dei futuristi, in particolare di Marinetti. Nel video successivo invece ehm, ci focalizzeremo più sui caratteri tecnici della letteratura futurista, analizzeremo il manifesto del 1912 e una poesia eh, illuminante in tal senso che è Bombardamento di Marinetti. Possiamo iniziare. Bene, il futurismo ha un anno di nascita e un fondatore. Si tratta del 20 febbraio del 1909, il fondatore è Filippo Tommaso Marinetti che su un quotidiano parigino, Le Figaro, pubblica il Manifesto del Futurismo. Dunque, eh, questo è interessante, il termine manifesto, in cui si esprime con chiarezza ed estrema consapevolezza eh, una visione globale, una concezione globale artistica ed extra artistica, in generale ideologica, appunto del movimento stesso. Il manifesto mh, circolavano all'epoca dei manifesti politici di, della politica totalitaria del tempo di primo novecento e già la scelta eh, di eh, esprimere le proprie idee attraverso un manifesto è una scelta interessante e che dice tanto. E loro espongono le loro idee attraverso 11 punti eh, in cui appunto, chiariscono ma proprio di programma politico eh, di che cosa si tratta, di che cosa si sostanzia il loro movimento. Dobbiamo chiarire che questo è soltanto il primo manifesto. Dei futuristi ce ne saranno. Tanti in vari campi artistici, perché il futurismo, questo è un dato, è un, non si tratta di un movimento, di una corrente letteraria eh, esclusivamente, ma è un movimento artistico a 360 gradi, dinamico, eclettico. E ci sarà un manifesto della pittura futurista, della scultura, del teatro, della cinematografia, della danza, addirittura della cucina futurista, dell'arte sacra, della musica. Nel 1918 viene. Pubblicato il Manifesto del Partito Politico eh, Futurista, e, e propriamente non si tratta di un partito politico. Il manifesto che analizzeremo oggi, quello del 1909, manifesto ideologico, dicevo in 11 punti: eh, chiariscono subito in questo manifesto i futuristi, nella persona di Marinetti, che loro inneggiano al pericolo, alla, al coraggio e all'etica della lotta e della ribellione. Ecco qua, questo è un termine chiave. Il manifesto e il futurismo si manifesta come un movimento di rivolta, di ribellione, rivolta contro la cultura del passato, loro guardano al futuro, e, e contro tutti gli istituti del sapere tradizionale. Diranno nel manifesto: distruggiamo i musei, le biblioteche, le scuole di ogni genere, le accademie, eliminiamo i professori. Mm. Dunque, mh, ancora mh, questo manifesto che an analizzeremo ora nel dettaglio inneggiano l'aggressività, all alla lotta, allo schiaffo e al pugno, alla guerra, guerra come sua del mondo, e inneggiano la bellezza della velocità e quindi al dinamismo come valore. Di conseguenza ciò che incarna la velocità è la macchina, in generale l'aereo, l'automobile, il piroscafo, il treno. Eh, celebrano la, la modernità contro quindi una cultura passatista. E... Ci arriveremo, lo analizzeremo. Dunque, i futuristi si sì, autodichiarano come avanguardia. Noi aggiungiamo avanguardia storica per distinguerli dall'avanguardia degli anni 60 che è chiamata neoavanguardia. Vuol dire avanguardia e loro stessi si definiscono nell'avanguardia, quindi esprimono e si ritengono in possesso di eh, un'ideologia più avanzata di quella dei contemporanei. Ed è interessante perché di fatto il futurismo eh, istituisce, eh, getta quei germi, effettivamente, che poi saranno sviluppati. In un periodo successivo. E si sostanziano appunto, per quanto ci riguarda noi in letteratura, eh, i debiti che eh, la tradizione poetica successiva ha con il futurismo sono tanti: basti pensare al verso libero, basti pensare all'assenza della punteggiatura, bene, viene da pensare a Ungaretti, il primo. Bene, è un movimento di radicale rottura. E due sono diciamo, le, i centri in cui si sviluppa il futurismo, uno è l'Italia, come centro propulsore c'è la città di Milano, e l'altro è la Russia, la Russia attorno ai cubofuturisti del pittore Burliuk e attorno al scrittore poeta Majakowski. Bene, io analizzerai proprio il documento, il manifesto del 1909, sono 11 punti, li leggiamo. Primo punto, noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. Tre termini chiave, pericolo, energia, la forza, l'energia vitale e il coraggio, la temerità. E viene ribadito questo concetto nel punto, al punto 2. Il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. La ribellione, altro elemento, quindi lo spirito di rivolta. Terzo punto: la letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, via di lotta. L'insonnia febrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. È condensato, due valori sono condensati qui in, questa, in questo punto. Uno quello della velocità, il salto, il passo di corsa, il salto mortale, anche l'audacia, lo schiaffo e il pugno, appunto la lotta, l'aggressività, lo spirito di violenza. Noi affermiamo, punto 4, questo è molto interessante, ricordatevi questa immagine. Che la magnificenza del mondo si arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della vittoria di Samotracia. Allora, innanzitutto grammaticalmente è interessantissimo che un'automobile è più bello, cioè notiamo che nel 1909 il termine automobile era di genere maschile, con cui concorda l'aggettivo appunto al maschile, eh, oggi ha subito appunto un'alterazione femminile di genere, eh, primo dato. E il dato invece a livello culturale è assolutamente illuminante, è che l'automobile da corsa, quindi il simbolo della velocità, il simbolo della modernità è più bello di che cosa, della nicchia di Samotracia, che invece è simbolo della classicità dell'antichità classica, della perfezione artistica, di quei canoni estetici mm, che venivano celebrati dove? Nel passato e a cui ora i futuristi non guardano più. Andiamo al punto mm, 7, non vi è più bellezza se non nella lotta nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro, e questo è chiaro. Il punto 9 è molto interessante. Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. Allora, primo dato Vogliamo glorificare la guerra come sola igiene del mondo. Tra l'altro nel 1915 ricordatevelo, questo diventa un manifesto, il cui titolo è proprio questo: guerra come sola igiene del mondo. Cerchiamo di capire innanzitutto questo punto. Qui si verifica quella che è la, la, la celebrazione del, del superuomo. Partiamo da qua: una mistica del superuomo perché. I futuristi attraverso eh, la lettura di D'Annunzio conoscevano il pensiero di Nietzsche eh, che poi fu rielaborata, questa lettura da, dallo stesso Marinetti. In che cosa? Cosa sostenevano? Eh, che l'uomo dovesse conquistare in modo totale l'universo, una conquista totale dell'universo. La guerra diventa strumento di questa conquista. Attenzione! La guerra permette che ci sia un rovesciamento, che vincano i forti, cioè si verifica una sorta di trasposizione di quello che è il darwinismo in ambito umano, per cui i migliori, gli individui migliori sono i più coraggiosi e i più feroci, per questo inneggia la guerra. Solo il genere del mondo sembra una sorta di selezione, no? Non naturale. E attenzione qua, il militarismo e il patriottismo è il gesto distruttore dei libertari, questo è interessante e anche un po' confuso come concetto perché? Perché mh, qui Marinetti mette mh, sullo stesso piano che cosa? Mh, due forme di lotta differenti, da una parte il militarismo e il patriottismo che sono cari ai nazionalisti, dall'altra par parte dall'altra L'altro punto di vista è il gesto distruttore dei libertari, che è il gesto, si parla del terrorismo anarchico. Questo perché in origine, nel 1909, il futurismo è avverso al culto per lo Stato, che invece era centrale nel, per il potere mussoliniano. Ci siamo? e il disprezzo della donna appunto questa misoginia e dopo mh, se la prenderà infatti con il femminismo ci darà proprio il femminismo. Il decimo punto è chiaro noi vogliamo distruggere i musei le biblioteche le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo il femminismo contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. Qui sì Marinetti ci dice che vuole distruggere le accademie ma non scordiamoci che lui nel 1929 diventa accademico d'Italia. L'accademia di Italia era uno degli istituti culturali fondati dal fascismo. Eh, e, detto ciò, mm, qui è chiaro che il fascismo si scaglia contro ogni forma di moralismo, di utilitarismo, eh, contro la cultura accademica. E ancora nel punto 11, l'ultimo punto, si inneggia alla civiltà industriale e alla città. Industriale, operosa, febbrile, in cui si, che pullula di energia febbrile. Lo dice qua: Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere e dalla sommossa. Canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni delle capitali moderne. Canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune eclettiche. Notate anche il linguaggio metaforico, i traslati, eh? le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano, le officine appese alle nuvole, eccetera, eccetera. I ponti simili a ginnasti giganti, i piroscafi avventurosi che fiutano l'orizzonte, le locomotive dall'ampio Petto e ancora il volo scivolante degli aeroplani, insomma, la celebrazione della macchina, conclude Marinetti dicendo con questo proclama: è dall'Italia che noi lanciamo nel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente ed incendiaria. Soffermatevi su questo termine incendiaria perché poi lo ritroveremo. Col quale fondiamo oggi il futurismo perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, di archeologi, di ciceroni e di antiquari. Polemica antipassadista, chiarissima. E questo è il manifesto. Tutto ciò che abbiamo ora analizzato, in verità, non è tutto nuovo. Nel senso che il futurismo istituisce dei legami molto forti e dei debiti con la cultura dell'epoca, con la temperia culturale dell'epoca. Innanzitutto ci sono dei legami tra futurismo e decadentismo. in che cosa? Nella tendenza irrazionalistica comune a entrambi i movimenti, nello stretto rapporto di arte e vita tra arte e vita, e qui si ricorda anche qualcun altro, d'Annunzio nelle modalità di espressione, che sono modalità anche poco conformi, delle regole mh, sintattiche, delle regole tradizionali. Il retroterra, allora andiamo a fare un approfondimento culturale del manifesto. Qual è? Eh, sono diversi, diciamo, i debiti. Uno è il pensiero irrazionalistico di Nietzsche mh, che eh, Marinetti conosceva attraverso la lettura d'annunziana, eh, il culto della macchina, che era predominante nelle opere di Mario Morasso, eh, scrittore dell'epoca, ancora in ambito filosofico, il vitalismo di Bergson in cui sinneggiara l'energia febbrile, al dinamismo, eh, a questo flusso vitale. E poi ancora la concezione dell'azione e, e, e della violenza erano tipiche di, di Sorel. Ancora la concezione politica e letteraria di D'Annunzio. Ricordiamoci che Marinetti scrive un'opera che ehm, si intitola Gli idee se ne vanno, D'Annunzio resta. Interessante, ammira, a stima verso D'Annunzio. D'altra parte, D'Annunzio era dittatore del busto, ricordiamocelo. Uh, poi, in ambito esclusivamente letterario, i debiti sono con il simbolismo francese, con il fonosimbolismo pascoliano, col verso libero di Licini, e ancora in ambito francese ricordiamo l'amicizia tra Marinetti e Apollinaire. Questi debiti, tuttavia, i futuristi hanno dei chiari caratteri di originalità. Il futurismo si connota veramente come movimento di avanguardia che ha cambiato le cose. L'originalità la troviamo, e ve la cito, in un documento, in un manifesto, che anche qui il titolo è tutto un programma: Uccidiamo il chiaro di luna. 1909. Il titolo è antiromantico, chiaramente, il titolo è anti-intimista. In questo manifesto mh, non, non si tratta di discorso argomentativo, è tutto un intreccio di metafore, di immagini simboliche, iperboliche all'ennesima potenza, portate proprio estremizzate. Il tono che si utilizza è un tono declamatorio, anche urlato, ecco, veramente originale. E, di che cosa si parla? In questo manifesto eh, Marinetti si rivolge ai grandi poeti incendiari, questa è una parola chiave: incendiari, eh, rottura, rivoluzione, novità soprattutto. Fratelli miei, li chiama futuristi e cita Palazzeschi, Aldo Palazzeschi cita Luciano Folgore, cita mh, dei pittori come Boccioni, Carrà, Balla, eh, cita eh, Russolo, che invece è importante, eh, innovatore della musica futurista, Severini, insomma. E, mh, quindi carattere di origine sicuramente. Mh, mi viene in mente ricordarvelo insomma il movimento che di secondo 800 che si definiva vero pandemonio del secolo eh, serbatoio della follia erano giovani sui 30 anni 35 anni maschi e femmine e che si facevano diciamo eh, erano orgogliosi di non avere niente in tasca ma molto in testa vi ricordate la scapigliatura anche la scapigliatura si pone come manifesto di rottura. Penso alla prefazione della scapigliatura del 6 febbraio che abbiamo analizzato, mi raccomando altre di Ecco, la scapigliatura non riesce a connotarsi come elemento, come movimento veramente di rottura, come invece ha fatto il futurismo. Questo è interessante. Il futurismo è un vero e vero eh, movimento di avanguardia. Concludiamo parlando dei rapporti tra fascismo e... Il futurismo. Eh, non è così limpido il rapporto tra futuristi e Mussolini, tra Marinetti e Mussolini. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il futurismo sostiene l'interventismo, erano interventisti durante la prima guerra mondiale. Marinetti combatte come alpino insieme ad altri futuristi. Ed è interessante ricordare che Sant'Elia, famoso esponente del futurismo in architettura, e Boccioni muoiono durante il conflitto. Appoggia il fascismo Mussoliniano e ricordatevi che a Piazza Sansepolcro a Milano, quando ci fu la riunione per la fondazione dei fasci di combattimento, c'era anche Marinetti. Però nel primo dopoguerra già i rapporti tra fascismo tra Mussolini e Marinetti già diventano più complicati. Tant'è che nel 1920 Marinetti insieme ad altri futuristi si distaccano dai fasci di Mussolini. Eh, con l'inizio poi del ventennio fascista, il futurismo è spogliato da ogni elemento ribellistico. Eh, nel 24 Marinetti. Entra in conflitto, polemizza, diciamo, con Mussolini, in particolare con il culto della Roma imperiale di Mussolini, per poi riconciliarsi con Mussolini quando poi sale al potere. Insomma, vedete, è un rapporto altalenante, problematico. Non scordatevi, infine, che nel 1929 um, Marinetti viene nominato Accademico d'Italia, quindi, lui che voleva distruggere le Accademie, alla fine, divenne, divenne un esponente, un rappresentante appunto di questo istituto di cultura fascista. Quando Conclude, si conclude la parabola diciamo, ehm, futurista, quando si conclude diciamo, il periodo ehm, creativo del futurismo nel 1920, comunque sul finire della, eh, del primo conflitto, della prima guerra mondiale e poi negli anni ancora di più del fascismo quando sale al potere come regime, il futurismo ha finito il suo momento propulsivo.